sono due ore che sta riempimando. Dove andiamo con tutta quest'acqua? Al concerto di Giancane, lì si poga. Buonasera a tutti e a tutte, ciao, ciao. Allora, abbiamo Leogan Blu, il limone, insomma, canzoni simbolo di ciò che è irriguardoso, dissacrante, anche vero e senza ipocrisie. Questo sarcasmo da dove nasce e lo puoi considerare una caratteristica legata alla tua romanità? Penso di sì, cioè nasce da me e per... Credo che vivo qua, quindi probabilmente ciò che mi ha portato ad essere così è anche questa città. Di merda. Sono fatto così, sono sarcastico e mi piace scherzare sopra le tragedie, ecco. Come va? Tutto bene? Dai! Dai. Sembriamo i Maneskin, eh? Cambierà il clima, già secondo me con un altro clima potrebbe già migliorare, però non credo che stiamo andando verso un cambiamento climatico molto positivo, quindi scusate, sono un po'... No, non lo so, appena letto prima il giornale, tipo c'erano 59 gradi, sta città è invivibile, tempo c'era quel famoso ponentino che non so che fine abbia fatto, forse i palazzi lo bloccano, non lo so, un po' meno cemento, un po' più verde potrebbe aiutare, ecco. Le tue canzoni sono molto forti, diciamo, ovviamente hanno un processo creativo. Volevamo sapere come funzionava il tuo, se magari partivi da un testo, da un suono, da una tua emozione, come funziona? Nella maggior parte dei casi parto dalla musica, perché suono molto, più che cantare molto. Nasco chitarrista e quindi sono pieno di chitarre, se volete fare un giro qua ce ne stanno quante ne volete. E, quindi suono, poi magari mi viene in mente un tema più che, o qualche parola sparsa che poi cerco di mettere a posto. Però non è che c'ho un percorso standard, molto spesso mi viene in motorino, sembra un videogame, sento tipo la musichetta del videogame, tipo Pizzaman, non so se lo conoscete. Quindi vabbè, diciamo che la città ti ispira, cioè questo... Sì. Sì, perché c'è romana... di tutto, cioè c'è di tutto, sempre, poi giro molto, mi piace girare per lavoro, vado da casa a studio in vari posti e quindi mi sposto prettamente col motorino e lì cioè, vedi tutto, gente che litiga, gente che cerca di ucciderti ogni secondo, inconsapevolmente. Quindi tra il divertente e l'avventuroso. Quindi appunto il linguaggio in queste canzoni è molto diretto, molto potente, infatti non è un caso che sia stato scelto tu per la colonna sonora di Strappare lungo i bordi. Si dice quindi che appunto il fumetto di Zero Calcare sia punk. E che invece le tue canzoni sembrino dei fumetti. Quindi. Ah, figo. Quella è la prima volta che lo sento, però sono contento. Quindi, appunto, questa collaborazione, cioè vi sentite complementari? Come è nata? È nata
tanto tempo fa, come quando suonavo con un altro gruppo che si chiama Il Muro del Canto, e facevamo un pezzo contro gli abusi in divisa. E lui fece le grafiche e partecipò al video di questa canzone. E lì lo conobbi ufficialmente, diciamo, poi ci eravamo incrociati un miliardo di volte in altri contesti, senza presentarci. E com'è nata? Diciamo che il background e l'età anagrafica è molto simile, quindi abbiamo gli stessi riferimenti culturali, se così si possono definire. Poi è venuto molto naturale. Quando avevo sul vecchio disco un pezzo che si chiama Ipocondria, mi sarebbe piaciuto avere una roba d'animazione. Gli ho mandato un messaggio, conoscendolo e sapendo che è una persona molto ipocondriaca, gli ho detto: senti. E poi parla di tour, lui stava in treno, era tutto un incastro di astri. Gli ho detto: senti, ma c'ho sto pezzo, ma ti andrebbe di fare un'animazione? Non so se sei in grado. Io volevo tipo una roba alla Gorillaz. Poi gli ho detto: ce ne vorrebbero tipo 200, non ho mai animato, però vorrei iniziare a fare questa cosa qua, quindi dai, facciamolo. Quel momento, diciamo, storico in cui ci trovavamo, mi ha fatto tanta tanta compagnia, ho apprezzato proprio tanto. Sono contento pure era a me. Diventato proprio un appuntamento che uno aspettava quando esce la prossima, era veramente molto bello. Sì. Ah, grazie. In realtà anche per me, cioè, è stato così, anche perché poi gli davo una mano al sistema all'audio che faceva tutto da casa col telefono, vabbè, veramente. Poi stavamo chiusi dentro casa, quindi è stato strano, perché comunque la risento e dico che mi ricordo quel momento là, però anche figo che comunque si è fatto qualcosa. Sei l'idea qua? Mia madre mi ha detto: tesoro, ti insegni a qualcosa, ti dà un'ovvietà, ma nella vita la cosa che conta di più è l'onestà. Quindi appunto in questa calura romana, che è una certezza ormai, al di là, sperando nella bacchetta magica, come si affronta quindi? Cocomero o grattachecca? Io faccio tipo 100.000 docce al giorno, con la canna proprio in terrazzo, fredda, e granite, sì, ghiaccioli, granite. L'importante è essere fradici di acqua. E birretta o vinello fresco? Birretta mi fa sudare, purtroppo. Cioè, gin tonic. Gin tonic. Poi abbiamo Amatriciana d'estate, sì o no? Sei pazzo. Tour o vacanze, che farai quest'estate? Estate sto in tour perenne fino all'11 settembre, grande data proprio per la fine del tour, mi sembra azzeccata, e poi ci rivediamo col disco nuovo sicuramente, però adesso no. Va bene. Oppure in qualche cosa pazza, che dove non sarò annunciato, magari in qualche cosa ci sarà. Oh. Tenetemi aggiornati sui gruppi di social. Ciao. Ciao, ciao, ciao.